benvenuti in un nuovo episodio di Vita da Opposite. Era da tantissimo che non lo facevamo. Ma veramente un casino. Ma veramente tantissimo tempo. Ma guarda, I don't really am my guy. Però se l'avete richiesto in tanti, perché questa settimana abbiamo detto facciamo scegliere la loro svalcle, e quindi avete scelto di fare di Maronna, Sanna. Ma insomma, un sacco hanno chiesto Vita da Opposite, e quindi noi eccoci qua, serve del popolo, serve per amore, il sacerdote dell'umanità. Ok, avete scelto anche il tema di questo episodio di Vita da Opposite, che è didattica a distanza. Che adesso non si chiama didattica a distanza. DDI ho letto, non so per cosa stia. Didattica demenziale, insomma. Ok, secondo me è così. E come sappiamo, da quando c'è questa incredibile pandemia, molti di noi si sono ritrovati a fare questa nuova didattica online. Licei, elementari, università, qualsiasi grado, luogo, laghi, esatto. E quindi abbiamo moltissime esperienze. In realtà tu non hai fatto in tempo a fare della didattica a distanza. Io invece ne ho ancora da fare qua. Ma passiamo alle vostre storie, perché chi se ne fotte delle nostre, via. Esatto, ne abbiamo ricevute tantissime. E devo dire, ragazzi, che imparate a spegnere i microfoni. Oppure rompetelo. Esatto, così prima. Non avete problemi. Comunicate con una lavagnetta durante le interrogazioni. Via la prima storia. Vado io per prima? Sì, vai tu. Ok. Vai. Non ricordo di preciso cosa stessi facendo, ma praticamente c'era la prof che mi diceva cosa dovevo fare e io, convinta di avere il microfono spento, urlo fortissimo. Figo, ho capito, ma aspetta un attimo. Perché dovevo prendere carta e penna. La parte divertente è un mio compagno che, quasi intimidito, mi dice a voce bassa: nome, il microfono. E io tipo... Ah. Cioè, bellissimo, cioè, bello, però. Via, microfono, aspetta un attimo. Molto bello, che ti è piaciuto molto. Bellissimo, molto carino. Vorrei essere il prof, io. E infatti io ti porto la testimonianza di un prof. Oh mio Dio. Sì. E infatti questa ragazza ci scrive, premetto che io non sono più una studentessa, perciò vi parlerò da insegnante. Evidentemente anche gli insegnanti hanno problemi con questa nuova modalità di insegnamento, didattica. Sono ormai 2 anni che do ripetizioni a questa ragazza delle superiori e durante la quarantena naturalmente ci siamo spostate anche noi online. Una volta la stavo appunto chiamando in videochiamata per una di queste lezioni. Lei risponde e mi fa: torno subito, abbandonando il computer sul tavolo e probabilmente aprendo un'altra scheda davanti a quella della videochiamata. Poco dopo entra in stanza suo fratello più piccolo, prende il computer e se lo porta al cesso. E niente, ho traumatizzato un bambino che non capiva da dove venisse la mia voce. Però almeno se... insomma, se si è cagato addosso, comunque era già pronto. Poverino! Però zoppo, cioè, ma guardaci! Ma secondo me, poi c'è detto, torno subito, ho aperto un'altra schermata davanti, poveraccio sto bambino, avrà avuto, lo so, fai conto, 10, 11, 12 anni, come fa a capire che dietro c'è una videochiamata in corso? Lui era lì che faceva la cacca con Peppa Pig. Ciao, ci saluta, grazie Ciao, mille. Ti salutiamo. Che è anonimo, quindi non posso dire il nome. Primo anno di ingegneria, audio aperto, una ragazza ha cantato per ben 30 secondi per poi essere interrotto dal prof che ha detto: non posso negarvi di cantare mentre studiate, ci sono degli studi che dimostrano sia molto utile, e quasi non si mette a cantare anche lui. Pazzesco, cioè, voglio dire, io avevo dei professori che se fosse successa una cosa del genere... non mi dicevano questa cosa, anche io. Anzi. Anche io. E quindi, cioè, apprezzate comunque questa cosa, vuol dire che sono alla mano, ecco. Io questo messaggio. Stavamo facendo lezione di storia e dovevamo finire la guerra fredda, perché sarebbe stato uno dei possibili argomenti per l'esame di maturità. Un mio compagno ha 4 sorelle più piccole, delle quali si è dovuto occupare, avendo tutti e 2 genitori medici impegnati dalla mattina alla sera tardi in ospedale a causa della pandemia. Dopo essere arrivato in ritardo perché aveva collegato le sorelline alle loro video lezioni, bambine di 9 e 7 anni, comunque onore a questo ragazzo. Mamma mia, veramente. Dopo aver lasciato la sorellina di 5 anni nella sua cameretta, si è preso una cazziata dal professore che in seguito ha continuato la lezione. Fatto sta che mentre lo stesso prof stava spiegando, il mio compagno, che aveva lasciato il microfono accidentalmente acceso, viene chiamato a pieni polmoni dalla sorellina di 5 anni che aveva fatto la cacca, oh, e che, no! e che, vole-
aveva, parole sue, che gli pulisse il sedere. No. E il mio compagno, rosso come un peperone, si accorge di aver l'audio aperto nel momento stesso che ci vede, ride, e il prof gli permette, testuali parole, di adempiere al suo sporco e duro lavoro. Povero cucciolo, cavolo. Ma Dio santo, beh, almeno non l'ha cazziato. No, dai, sarebbe stato stronzo, però cavolo. Ma poi c'è, che cos'era? Un centro operativo la sua casa? Cioè, quattro sorelle tutte da mettere a posto. Quattro fratelli da mettere tutto a posto. Ma che ridere, ti immagini questo bambino? Sì. Okay. Marco, ho fatto la cacca! Vieni a pulire il sederino! Mi sono addormentata durante la lezione di matematica per poi essere svegliata dal professore a fine lezione. Eravamo rimasti nell'aula virtuale solo io e lui. Lui continuava a chiamarmi e la mia scusa una volta sveglia è stata: scusi prof, non mi funziona il touch, quindi non riesco ad uscire. Cioè, e conclude dicendo: che figura di me. No, anche questo se non ti funziona il touch è finita. Che poi non la stava facendo da computer se non gli funzionava il touch, tanto poteva non sapere. Sì, iPad, il telefono, sì. Ma che è successo anche a te? Cosa? Addormentarti, di rimanere da sola nell'aula. Sì, beh, tantissime. Oppure delle volte io mi dimentico di chiudere le aule e poi mi ritrovo alle 7 di sera su un'aula di lezione delle 9 dove ci siamo io e forse altre due persone che come me sono dimenticate. Ah, questa la leggo per introdurre un altro argomento abbastanza sottovalutato, ma in realtà molto frequente, che è quello delle mamme. Un giorno ero in video lezione di latino, ad un certo punto mia mamma entra in accappatoio e cuffietta per capelli in testa dietro di me. Inutile dire che tutta la classe, compresa la prof, è scoppiata in una risata mentre io ero straimbarazzata. Cavolo! Le mamme, anche mia nonna, sia mia nonna che mia mamma non hanno proprio questa percezione della lezione online o dell'esame online, ancora peggio, e quindi riescono comunque a entrare nei momenti meno opportuni, hanno questo potere, e a metterti in imbarazzo, quindi ti siamo veramente molto vicine e ti capisco. Durante una video lezione di aprile, una mia compagna si era messa d'accordo di far entrare dei suoi amici. Essendo la lezione di matematica, nessuno voleva farla, come dati torto, quindi entrarono questi tre ragazzi con i seguenti nomi: Pippo Baudo, Eros Ramazzotti e Re Cappuccino. La prof iniziò a domandare spiegazioni su chi fossero e loro le dicevano che erano sotto copertura per la CIA. Alla fine staccò tutto perché aveva stra paura che le rubassero i dati del computer e per la felicità di tutti, niente matematica quel giorno. Ma fu uno dei momenti più esilaranti della didattica a distanza. Ma com'è possibile che ci abbia creduto? Ma vabbè, ma cosa c'entra? Cioè, magari tipo sono tre persone hacker che sono riusciti ad entrare in questa lezione. Per una persona che non conosce bene il mondo dell'informatica. Ah, ma oddio, ho capito adesso. Io pensavo fossero entrati in stanza sua, di lei. E infatti ho detto: ma che minchia, come ha fatto a crederci? Ah, ho capito. Tu ti facevi fregare. Sì, di brutto. Io avrei preso super paura, anche perché sono super suscettibile all'argomento hackeraggi varie, sì, cose. Veramente. Quindi, oh mio Dio, stacchiamo tutto, ci vediamo la prossima volta. Esatto, ciao, pace, matematica la farete poi da un'altra parte. Sì, comunque anche io ho avuto un'esperienza terribile con la didattica a distanza, l'unica volta in cui ho vagamente interagito, perché solitamente noi siamo tantissimi studenti e quindi non c'è un'interazione con webcam, microfono, eccetera eccetera. Dovevamo fare una presentazione, doveva farla una mia compagna di tirocinio, siamo in sette nel nostro gruppo di tirocinio, lei era la referente, doveva farla lei. Niente, si scrive su WhatsApp: ragazzi, il computer non mi funziona, vi prego qualcuno mi aiuti, vi mando il file, qualcuno presenti al posto mio. Allora io dico: vabbè, vado io, faccio io. Quindi presento dal mio computer, però sotto avevo aperte tutte le cose per le opposite, no? Perché non pensavo io dover presentare. Quindi ho presentato, nel frattempo non riuscivo a chiudere la condivisione dello schermo, ho chiuso però la presentazione, 150 persone hanno visto aperto Photoshop con una mia foto gigante, cioè proprio sono megalomane, esatto, un momento ego riferito pazzesco. Nel frattempo la mia compagna, che non riusciva a collegarsi col computer rotto, si ricollega, lascia il microfono aperto, tira degli accidenti alla prof. Le dico: guarda che hai il microfono aperto. Lo chiude subito, ma grazie a Dio l'ha fatto abbastanza in lontananza e quindi nessuno ha sentito. Però è stato un momento veramente terribile. Per video da opposite vi mando solo questa foto di un mio compagno di classe durante una lezione di latino. È rimasto così finché la prof non gli ha fatto notare che non aveva spento il telecamera. Perché lui secondo me ha messo alla fine del letto il computer e poi si è messo così, messo così. Beh, era rilassato, ma poi questo qui
piede. Comunque ci scrive: se per caso la usaste nel video, anonimo, please. Beh, sono sì. tutti messaggi sì, anonimi. Sì, assolutamente. Tranquilli. Anche perché non sia mai che qualche prof guardi i nostri video esatto. e dopo ci andate di mezzo. No, 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 no. Beh, tutto molto bello. Chissà quante altre ne succederanno sì. durante quest'anno, sì, purtroppo. Sì. E, insomma, almeno proviamo a riderci su, perché è una situazione un po'. Particolare per quel che si può, noi ci ridiamo su, sì, sicuramente cioè, ci sarà occasione di fare un secondo episodio sulla sì, credo anch'io. Cioè, non ecco, la cosa che voglio sottolineare è che lo facciamo appunto per sdrammatizzare, esatto, sdrammatizzare, non per non dare abbastanza importanza all'argomento, perché chi ci segue sa che noi siamo molto, lo sentiamo molto sì, coinvolte, emotivamente coinvolte. Esatto, e niente, speriamo di avervi fatto passare 10 minuti di risate. Esatto. E di spensieratezza. Speriamo che voi tutti stiate bene, mi raccomando, è un momento veramente critico e immagino lo sappiate, i telegiornali ce lo ripetono continuamente. Cercate di non farvi prendere dal panico perché non ce n'è bisogno, ma soprattutto fate attenzione, usate le mascherine, sì, cioè. igienizzatevi le mani, evitate cene con 60.000 persone in casa e cercate di usare il buon senso, mi raccomando, il buon senso. Dalla dottoressa Basaglia è tutto. Grazie mille, sono 70 euro senza fattura, potete pagare direttamente alla mia segretaria in fondo a destra, che comunque lì è la sinistra. Ok, perfetto. Ciao, ciao ragazzi.